Oggi abbiamo scelto per la nostra protesta un sito istituzionale molto importante nel nostro territorio, gli uffici della Regione Lazio, gli uffici della Giunta Regionale del Lazio, dove sono il Presidente e gli assessori. Chiaramente questo è per dare una risposta forte alla nostra richiesta di trasferimento municipale dei vigili urbani e dipendenti degli uffici tecnici comunali, per garantire trasparenza e imparzialità nell'espletamento delle funzioni, come garantito l'articolo 97 della Costituzione italiana. Chiediamo perciò assolutamente ad Alemanno finalmente di darci una risposta su questo spinoso tema, su questo argomento che abbiamo sollevato. Noi chiediamo il trasferimento ogni 3 anni, periodico, ripeto, ogni 3 anni, affinché non vengano date in qualche modo non vengono dati motivi sul territorio per poter agire in maniera illecita da parte dei vigili urbani e dei dipendenti degli uffici tecnici, cioè per evitare le collusioni col territorio. Alemanno a questo punto deve darci una risposta. Dopo 1 anno e mezzo è iniziata la nostra battaglia, dopo aver incassato diverse opinioni positive su questa vicenda, su questa eventuale soluzione per garantire la trasparenza e la legalità e per salvaguardare il corpo della Polizia Municipale, l'intero apparato comunale, da quelli che sono comportamenti illeciti, e ce ne sono purtroppo, e le cronache giudiziarie ce li tramandano periodicamente, per quelli che sono i comportamenti illeciti da parte di vigili urbani, di alcune mele marce, dei dipendenti pubblici, appunto, dipendenti della Polizia Municipale. E purtroppo questo anche per garantire l'immagine del corpo stesso, perché le mele marce vanno assolutamente allontanate da quelli che sono gli uffici amministrativi, gli uffici pubblici. Perciò evitiamo queste collusioni, evitiamo di dare proprio la possibilità, dare terreno fertile a queste persone di poter essere colluse. Perciò dobbiamo assolutamente trasferire ogni 3 anni, ripeto, ogni 3 anni i vigili urbani. Alemanno aveva dato a Cavallari, aveva passato la questione all'assessore al personale Cavallari, non ci ha dato risposte Cavallari, stiamo ancora aspettando un suo incontro, l'abbiamo ottenuto con il suo capo segreteria che era anche d'accordo con questa cosa, però dall'amministrazione comunale non ci arrivano risposte certe, e oggi vogliamo mandare questo messaggio proprio davanti dal sito della Regione, dagli uffici della Regione, un sito istituzionale tra l'altro che sta per essere rinnovato, appunto il Consiglio regionale. E con queste elezioni, e praticamente vogliamo, il nostro appello è quello di non votare questa gente, questo centrodestra, che purtroppo promette, ha fatto proclami, ma non ci dà risposte concrete. Assolutamente no, questa gente non deve governare. Abbiamo consegnato la città di Roma al centrodestra tra saluti fascisti, tra rigurgiti e apologia fascista, rigurgiti di un passato purtroppo ancora non completamente cancellato nelle menti di certe persone. E purtroppo tra proclami di sicurezza e legalità, oggi si parla tanto della corruzione, interventi sulla corruzione, però abbiamo tanti pregiudicati in Parlamento, negli stessi partiti che vogliono apportare le modifiche, appunto in termini modifiche legislative, oppure provvedimenti legislativi in termini di corruzione. E noi vogliamo assolutamente che Alemanno ci risponda su questo tema. I vigili urbani devono essere trasferiti ogni 3 anni da un municipio all'altro, dipendenti di uffici tecnici uguale, stessa cosa, stesso trattamento. E evitiamo, facciamo una questione preventiva questa, non possiamo prescindere, la nostra battaglia continuerà, continueremo a incatenarci in tutti quelli che sono i siti istituzionali e informativi più importanti, perché Alemanno deve darci una risposta, assolutamente, e riterremo, ripeto, già da tempo lo facciamo, riteniamo colpevole, politicamente responsabile la giunta comunale di eventuali comportamenti illeciti da parte di questi comparti professionali e lavorativi.